Funziona il microfono. Siamo in diretta, siamo in diretta. Perfetto, buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Lipen, io sono Io Zap. sono Palla, è un po' che non E dicevamo. esatto, adesso andiamo un attimo a controllare che Che ci sia sente il tutto a microfono. posto? Sì, Esatto, come al solito io. abbiamo l'ansia. Esatto, io vedo che funziona. Diteci se si sente. Adesso che come sempre aspettiamo qualche minuto che la gente si colleghi. Sì, nel frattempo, Palla, raccontaci un po' di come stanno andando i pentrini. Ma sta andando bene, io sono abbastanza contento in generale di come sta andando. Abbiamo fatto 3 puntate in 3 giorni, quindi venerdì, sabato e domenica, tutte di 45 minuti più o meno. E niente, siamo un po' più di metà, nel senso che nella mia testa mancano ancora una slash 2 puntate. E poi ovviamente se ne servono di più ne facciamo di più, non è un problema. E vedo che c'è anche un buon feedback, nel senso che la gente Sì, comunque sì, sì. commenta, è interessata, fa domande, si informa, no? Su Telegram ci ha mandato la foto di un ragazzo che stava vedendo la puntata di Storie Maledette con Rudy Guede, quindi un buon feedback. Ovviamente le puntate le Sì. trovate sui nostri, su Deep Incrimini, che è un podcast collegato a Deep, classico a questo, Sì, lo trovate sui e nostri social, sul sito, esattamente, lo trovate dappertutto. ovunque e niente, poi non sappiamo ancora quando sarà la prossima puntata, nel senso che, boh, vediamo, magari già domani se c'è interesse, se no magari con più calma più avanti, visto che mercoledì esce, dipende come fare Fare podcast o come podcast, fare un po', no, come fare podcast. come fare podcast, Esce e anche loro mercoledì. stanno abbastanza bene, quindi sono contento. E E no, finalmente mi è arrivato il computer, quindi penso che a breve potremo anche ricominciare a produrre puntate, diciamo, più classiche, solo che strutturate. adesso in questo momento sono un po' incasinato con gli esami, quindi Sì. forse è meglio per me fare le live. Sì, ma poi esatto, in questo periodo di quarantena è più comodo così, anche perché l'altra volta abbiamo provato a fare la registrazione, era un casino, invece in realtà così è abbastanza comodo, nel senso che a livello di Sì, sbatti è zero. non c'è una grande qualità nel suono, No, però però beh, per adesso possiamo farcelo bastare. sì, decisamente. Quindi, Iniziamo? direi Non... iniziare la Sì, puntata. fateci, commentate su Spreaker se ci siete, commentate su Telegram se ci siete, tanto anche se non ci siete la puntata la facciamo lo stesso Ci piace così. perché ci piace così, esatto. Va bene, dai, Niente, Zap, di oggi cosa dai. parliamo? Io non ho Oggi capito. parliamo un po' di doping. Doping, la Parliamo di bamba, in doping, sostanza. la bamba. Mi è venuto in mente questo argomento un po' a caso, nel senso che l'avevo messo in lista di cose da fare nel podcast fin dall'inizio, perché è un argomento che da un lato mi sta a cuore, nel senso che essendo Uno io in realtà sportivo non di sono grande uno troppo livello. sportivo, nel senso che non me ne frega niente dello Ma sport, infatti voi mi piace immaginate parlarne. la mia sorpresa quando Zapp propone il doping, dico, boh, cioè, che cazzo gliene frega il doping? Vabbè, te riunisci un po' le mie due passioni, no? Che sono lo sport e la medicina. No, va bene, interessante, perché per un periodo mi ero intrippato, no? Con il doping, Intanto non perché volevo farlo, ma sì, perché vabbè, mi interessava come intanto argomento. salutiamo Pietro che è online e c'ha Lo Pasquetta in odor sai? di bamba, si sente e ci sono. Grazie mille. Grazie mille, buona Pasquetta. E quindi parliamo un po' di che cos'è il doping, prima direi, e poi andiamo a vedere quali sono gli aspetti che mi interessava discutere con te, perché appunto, specialmente per te sei, diciamo, un mezzo ciclista e appassionato di ciclismo, Sì, che poi. e appunto il ciclismo è uno di quei campi in Sì, cui il è lo doping è sport. proprio. Io ho scaricato prima i dati della federazione italiana che si chiama NADO. E sì, il ciclismo è il primo sport, però ci sono tanti sport. Poi, vabbè, io sono Certo, un patito di bodybuilding. sport perché mi piacciono praticamente tutti. Quindi, non sono un esperto di doping perché non me ne frega particolarmente, però conosco discretamente l'argomento. Quindi, vai, spara. Quindi il doping che cos'è? Sono delle molecole, effettivamente sono sostanzialmente delle droghe e sono illegali tanto quanto le droghe. Poi in realtà esistono dei doping un po' grigi, nel senso che sono un po' al limite della legalità. E comunque sono delle molecole principalmente a base di testosterone, di piandrosterone, quindi tutti questi ormoni virilizzanti sostanzialmente che hanno un effetto trofico sul muscolo, quindi di aumento di massa muscolare magra, che è, diciamo, il sogno di tutti, perché per chi fa palestra o per chi fa un qualsiasi altro tipo di sport, diciamo che la massa magra
o meglio, raggiungere un buon quantitativo di massa magra rispetto alla massa grassa è l'obiettivo finale. Sì, ti interrompo un secondo solo, perché quello che dici tu è sacrosanto. L'unica cosa, non, nel ciclismo non funziona così, nel senso che nel ciclismo l'obiettivo non è quello di avere più muscoli, anzi cercano di ridurli al minimo per essere più leggeri, ma è quello di sentire meno il dolore, di prolungare lo Ah, sforzo il certo, più, avere una prolungare lo sforzo il minor più tempo di possibile. Quindi recupero. diciamo che se, il doping classico è quello che dici tu, ovviamente, però Sì, poi. diciamo che poi le varie applicazioni dello Esatto, sport. la cosa incredibile è che poi si è diversificato in maniera super professionale a seconda dello sport, perché chiaramente il fisico di un Certo. ciclista è diverso dal fisico di un bodybuilder, e sono stati studiati Ovviamente. dei doping super selettivi e super mirati che funzionano benissimo, tra Esatto, la questione fondamentale è che funzionano molto bene, cioè nel senso che hanno l'altro. fatto, guardavo ieri uno studio sul doping, hanno preso tre gruppi di persone, un gruppo di persone che non si dopava, quindi sono, diciamo, nel bodybuilding vengono detti natural, quindi quelli che non utilizzano alcun tipo di sostanza dopante, e prendevano un gruppo di natural, un gruppo di persone che venivano dopate e che non si allenavano assolutamente, non facevano niente in assoluto, e poi un gruppo invece di persone dopate che si allenavano. E hanno visto in questo studio che nel giro di, mi sembra, 3 mesi, i natural avevano acquisito, mi sembra, 2 libbre di massa magra, che sono tante comunque, e il bello è che chi non si allenava ma si dopava ha raggiunto quasi il doppio di massa magra di quelli che si allenavano ma senza doparsi, quindi senza fare assolutamente niente. E poi c'è, ovviamente, sono stati, i risultati dei natural sono stati quasi triplicati nelle persone che si dopavano e che E si si allenavano. allenavano. E oltretutto, tra l'altro, questo studio ne sono venuto a conoscenza tramite un video di Emil Fitness, che è uno youtuber che seguo, e che parla appunto sempre di nutrizione, palestra, queste robe qui. E lui diceva che, lui che è più nel campo, diciamo, perché è veramente un bodybuilder di professione, la dose che hanno usato come sostanza dopante è ridicola, nel senso che è bassissima, e oltretutto hanno usato soltanto il testosterone, quando in realtà chi si dopa utilizza svariate molecole in combinazione per avere dei risultati migliori. E quindi diciamo che questo aumento, che già è spropositato di per sé, è ulteriormente sottostimato, ma alla Certo, sì, grande. anche perché poi non possono dopare dei partecipanti fino a farli star male per un esperimento scientifico, se, immagino, Certo. quindi cioè, avranno dovuto usare delle dosi controllate in modo da non Ma recare sì, poi danno. suppongo che erano al di fuori delle gare, chiaramente. Quello non è in dubbio, però è allucinante, cioè, quanto queste molecole funzionino Assolutamente. e quanto oltretutto vengano utilizzate nello sport, secondo me, diciamo in maniera, non so come dirlo, perché è palese che la gente si dopa. Cioè, i Sì. ciclisti che fanno il Giro d'Italia, che fanno il Tour de France, è impossibile che riescano a sostenere certi ritmi da natural. Sì. Allora, E a proposito di questo tema, c'è appunto Mm? un documentario che Palla mi ha fatto vedere, e adesso Palla magari ci racconterà un po', Sì, perché sa allora, un po' più di me. parto parlando un attimo del ciclismo, no? Che di solito è lo sport insieme ai palestrati, no? Diciamo che ci sono due categorie di dopati nell'immaginario collettivo, che è Il il bodybuilder. bodybuilder, quello gigantesco, perché si fa di steroidi, sì, non so cioè, neanche i nomi, però immagino comunque di sostanze, e poi c'è il ciclista. Queste sono le due categorie. Sul ciclismo bisogna fare un discorso di qualche minuto, nel senso che tra l'inizio degli anni 90, cioè per tutti gli anni 90 e inizio degli anni 2000, nel ciclismo ha dilagato il doping. E infatti molti record sulle salite sono quelli degli anni 90. Con delle bici che oggi sono cioè sono inutilizzate, sono bici che pesavano 2-3 kg in più, bici d'acciaio, ruote non aerodinamiche, cioè davvero, cioè se do la stessa bici alla stessa persona oggi su una salita prende 4 minuti, ok? 3-4 minuti, Certo. quindi c'è una differenza abissale. I record sono fatti in quegli anni, Pantani ha qualche record ancora. Perché? Perché chiaramente c'era un uso, c'erano molti meno controlli perché non si conosceva. Ma prima ancora di questa cosa,
Qual è il problema fondamentale del doping? Che se io scopro che io qua ho di fianco una bottiglia di vino, non so perché, che è il Valpolicella Superiore, che magari ci sponsorizzano. Se io scopro che il Valpolicella Superiore, che il Valpolicella Superiore, io me ne bevo 3 litri prima della gara e vado il doppio più forte, quello non è doping, giusto? Perché non è nelle Cioè, sostanze non è una dopanti. sostanza inserita Ok? nella lista Quindi, delle droghe, diciamo. perfetto. Quindi molte sostanze che venivano utilizzate, per esempio l'EPO, no, che è la sostanza più famosa, che praticamente aumentava, adesso poi correggimi se dico una stupidata, però mi pare che aumentasse i livelli di globuli rossi nel sangue, quindi l'ossigeno arrivava ai muscoli in maniera migliore, quindi c'è una Sì, performance. l'EPO è un ormone, l'eritropoietina, E qui, esattamente, che quindi, serve proprio a questo. esatto, e quindi sostanzialmente avevano due grossi vantaggi. Il primo era che sentivano meno la fatica perché il sangue era più ossigenato, e poi avevano un recupero pazzesco tra i giorni, perché poi il problema non è tanto la singola tappa del Tour de France o del giro da 200 km, il problema è che ne fanno 20 in 23 giorni, massacranti. Quindi c'è un recupero tra il pomeriggio e la notte con queste sostanze allucinanti. Queste sostanze all'inizio non erano vietate e quindi le venivano utilizzate, giustamente Sì. anche, Ci perché poi c'è gente che guadagna ha tanti vinto soldi, campionati. ci ha vinto un sacco di cose. Il problema qual è? Che poi negli anni chiaramente le sostanze sono aumentate le sostanze vietate, sono aumentati i controlli e anche nel ciclismo adesso ci sono molti meno dopati. Cosa vuol dire ci sono molti meno dopati? Ci sono molta meno gente che viene scoperta. Perché sono A, perché sono più furbi, B, perché spendono molti soldi nel tentare di capire quando, come e perché, e C, perché magari stanno usando delle sostanze innovative che ad oggi non sono ancora considerate doping. Certo. Ok? Ma è evidente che per sostenere, soprattutto negli sport o super esplosivi come il bodybuilding, dove fai una fatica pazzesca per 3 secondi, però è tutta forza esplosiva, sia negli sport di endurance, quindi maratoneti, ciclisti, ultramaratoneti, triatleti, anzi, lo dico dopo, in tutti questi sport che hanno quindi un doping completamente diverso, ma è a certi livelli allucinante. Vi faccio un esempio emblematico. Campionato del mondo di triathlon tutti gli anni. Allora, Ironman, quindi 4 km a nuoto, 180 km in bicicletta e poi maratona. Una persona normale che non si dopa, molto allenata, quindi forte, ci mette 12 ore, 13 ore. I professionisti ci mettono 8 ore. Cioè, 8 ore vuol dire un'ora, 4 ore di bicicletta a 45 di media, che non fa neanche il Tour de France. Scendono e fanno una maratona in 2:40, cioè una roba allucinante. Io non so se si dopano nel senso che utilizzano delle sostanze stupefacenti, sicuramente prendono le sostanze per il recupero e per tutto quanto, ma capite che è uno sforzo che già nella singola disciplina è pazzesco. Figurate a metterlo insieme in una singola giornata, cioè è Sì, farlo allucinante. con quei tempi Farlo poi, con quei perché tempi è se fosse una roba che la spaventoso. gente ci mette 24 ore, cioè, Certo, ok. infatti tanta gente anche che non ha dei fisici pazzeschi, ma che si allenano tanto, ce la fanno in 15 ore, il limite è 17 ore, 14 ore, perché ti prendi delle pause tra le discipline, perché fa, vabbè, al di là di questo. Quindi c'è questo tipo di doping. Molti parlano nei vari sport di, come si dice, permettere tutto. Cioè, liberalizziamo, tanto voglio dire, ne va della competizione. Se tutti si dopano, vince comunque il più forte. Ma Sì. qual è il problema medico, secondo te, di questa I cosa? problemi medici sono svariati, nel senso che il doping, cioè, non c'è dubbio sul fatto che alcune sostanze provochino degli effetti collaterali importanti, che possono andare dai più lievi, quindi dall'alopecia, fino all'atrofia testicolare, la sterilità, anche perché poi il corpo ovviamente si abitua a ricevere queste sostanze in modo esogeno, quindi da fuori non le produce più. Premesso il testosterone, che è fondamentale per la sopravvivenza dell'uomo, per la produzione di altri ormoni, per appunto la genesi testicolare. E quindi ci sono tanti effetti collaterali, anche molto gravi, perché alcuni poi portano anche a un maggiorato rischio di tumori. E oltretutto, vabbè, c'è il problema etico, diciamo. Sì, allora, ti
ti commento su questa cosa. Il problema vero del doping è proprio quello che dicevi tu, no? Cioè del fatto che ha delle ripercussioni tra il medio e il lungo, perché in realtà a breve termine non ha delle ripercussioni, adesso magari correggimi, però a breve termine può avere qualche, poi dipende chiaramente quanto uno si dopa, quanto a livello di No, vabbè, a quantità e basse per dosi qua. diciamo che è sostenibile, a Esatto, breve però termine. a lungo termine può avere problemi. Il problema poi è questo, no? Perché tumori, tanti ex ciclisti che hanno avuto dei tumori, quindi cose molto. Questo è il problema grosso. Perché a livello etico, come ti dicevo prima, sì, sicuramente è sbagliato perché stai infrangendo le leggi, no? Banalmente, cioè stai Stai vincendo, parlando, esatto, dai. stai competendo non seguendo le regole che seguono gli altri. Però se noi dicessimo tutte le sostanze sono valide nel ciclismo, per esempio, no? Dove c'è una corrente filosofica che io comprendo anche, che dice fate quello che volete, tanto se tutti sono liberi di doparsi quanto vogliono, comunque vince il più forte. Non vince il più forte, vince il più dopato. Ma se tutti si possono dopare allo stesso modo, vince quello che si dopa meglio? Sì. Ma non necessariamente, ti faccio un esempio classico, no? Lance Armstrong, ciclista famosissimo, forse il più famoso dopato della storia, no, nel senso che ha vinto 7 Tour de France in cui lui ha confessato che era dopato, tutta la sua squadra era Un dopata cavallo. in 5 o 6. Ma io vi assicuro che non è che voi prendete l'EPO e vincete il Tour de France, così come il 90% dei ciclisti che avrebbero dovuto fare il Tour de France quest'estate, se tu gli riempi d'EPO non lo vincono. Cioè per vincere il Tour de France a livello mentale, fisico e tecnico, perché poi se tu sei un grande scalatore, ma cronometro non vai, non è che si do il testosterone a cronometro, cioè adesso sto entrando nei termini un po' più tecnici, però il senso qual è? Che Lance Armstrong non è che ha vinto il Tour de France solo perché era dopato, sicuramente ha Beh, aiutato il sicuramente fatto aveva una che, predisposizione anche genetica, sicuramente il aveva la fatto sua che predisposizione a era vincere. dopato ha aiutato, ma quelli dietro di lui erano più dopati di lui. Quindi, Ah, può essere. Però a questo punto che senso ha? Non avrebbe più senso non dopare nessuno? Certo, perderesti è certo che intoccabilità non al avrebbe, sport, cioè, ovviamente. Ma fisica, il chiaro. senso è proprio quello, l'idea è che dire, ci sono contro 200, nessuno è dopato, se mi dopo solo io ho un vantaggio, ovviamente, perché se mi dopo solo io ho un vantaggio. Invece adesso tendenzialmente tutti, non è che si dopano, però assumono sostanze più o meno simili e comunque vince lo stesso il più forte. Qual è il problema? Che se non si dopano non ce la fanno. Cioè se non si dopano e fanno la salita a 10 all'ora, anche da vedere in televisione, è una rottura di coglioni, perché non scatta nessuno. La classica cosa che... La cosa bella dei giri del Tour de France e del Giro d'Italia sono gli scatti in salita. Gli scatti in salita sono la cosa più massacrante perché sei dopo che hai fatto 2000 km in 2 settimane, c'è cioè la salita al 10% e devi salire a 30 all'ora. È una roba che fai fatica in moto, non è che fai fatica a fare 3500 km in 20 giorni, figurati in bicicletta con le tue gambe. Però è No, lì che è certo, no, questo l'ho bello. capito, ma perché non, cioè, posso rifare queste gare infattibili oggettivamente senza doping, dove ovviamente vince il più dopato, ma anche il più forte, va bene. Lui si è allenato meglio, però, cioè, che senso ha doparsi tutti insieme per fare una gara infattibile senza il doping, quando potresti fare una gara più breve, magari meno intensa, magari con degli Esatto, spazi ulteriori di quello riposo, che dici tu cioè. è la terza corrente filosofica, cioè rendiamo le gare meno fisicamente toste in modo che gli atleti abbiano più, perché poi non è che, cioè il Tour de France tu lo puoi fare anche da non dopato, cosa vuol dire? Cioè tu ce la fai, il problema è che non hai nessuna possibilità di vincere, Vabbè, ok? certo. Quindi di renderlo. Però anche lì ci sono in ballo un sacco di soldi, le televisioni, le pubblicità, cioè è tutto dove ci sono così tanti soldi, ma questo non solo nel ciclismo, in tutti gli sport. Il doping c'è di mezzo, c'è stato tantissimi, per esempio in America ci sono tantissimi problemi nel baseball, no? Ma il doping c'è negli sport, siccome abbiamo parlato recentemente di sport, no? Dove tutti i giocatori si fanno di Adderall, che è uno stimolante, mi sembra, comunque è un eccitante, in modo che abbiano che, siccome di sport si basa tantissimo sui riflessi e sul Sì, decision la droga making, dello studio, là. esatto, e quindi c'è un problema pazzesco tra i player che sono fatti come delle pigne, cioè dove c'è il problema non è il ciclismo o il bodybuilding, il problema è che dove ci sono i soldi c'è gente che è disposta a tutto per arrivare ai massimi livelli. E quindi è disposta a prendere una pastiglia che magari ti dice tra 10 anni avrai il cancro, però in questo momento a me interessa vincere quella gara. È Sì, perché giusto? È poi sbagliato? Non lo so. bisogna pensare anche che senza il doping certi livelli sono irraggiungibili.
Nel senso che io vi faccio l'esempio del bodybuilding perché sono ferrato su quello. Ci sono delle persone che si allenano da natural, chiaramente, e arrivano a un momento di stabilizzazione, no? E quel massimo livello che hanno raggiunto è molto al di sotto rispetto a quelli che si dopano, magari faticano la metà, È quello perché il problema. c'è un salto che senza il doping non puoi fare, È cioè lì quello il ci puoi problema. arrivare a diventare Ma gigantesco, infatti io come vedi quelli volevo. al Mister Olimpia senza il doping, Esatto, io volevo fare sempre. un'altra parentesi, secondo me, che conoscevo già per sentito dire, no? Però stavo guardando prima della puntata sul sito, che la maggior parte, in Italia l'anno 2018 i dati, perché il 2019 non sono ancora usciti, in Italia ci sono stati di beccati e quindi sospesi 8.000, no, solo, aspetta, fammi scusate, l'inadempienza, aspetta un attimo, sì, 8.000, maggior parte ciclismo e calcio perché sono quelli dove ci sono più soldi per fare i controlli, Sì. però ciclismo e atletica che ovviamente i più beccati. Ma la cosa incredibile è che non sono solo i professionisti, perché tu mi dici, il professionista, io lo capisco anche, non lo condivido, cioè non ti dico sono d'accordo, ma lo capisco, perché dico, cazzo, questo sta giocando un sacco di soldi, vaffanculo. Ma il problema è che la maggior parte sono gli amatori della domenica, che per fare una maratona, al posto che metterci 3 ore e 20, metterci 3 ore e 15, si fa gli anabolizzanti. O al posto che fare la salita in 27 minuti, farla in 24, si sparano in vena le peggio cose. È questo che fa ridere. Ma secondo me il problema è tanto l'ignoranza, nel senso che si considera il Così, doping come scusami, così qualcosa come che il fa male. scusami, così come il bodybuilder che al posto che avere il pettorale tot o alzare tot, adesso io non capisco un cazzo Sì. di bodybuilder, però al posto che alzare 150 alza 120 senza e quindi sbarella, c'è lo stesso discorso, Sì. che è una Anche follia. Cioè, palestre comunali, sì, per no, esempio. certo, non Mister Olimpia, alla palestra di Pio Emanuele o di Tiziano. Te l'ho detto, secondo me è ignoranza, perché non ti rendi conto, inizi a prenderla, perché le cose che non vedi subito, cioè nel brevissimo periodo, la gente non le considera. E se consideri poi la media delle persone che sono nelle palestre comunali, cioè non è per fare superiore, però tendenzialmente hanno un QI molto basso. E non lo so, non ci pensano, secondo me. Non si rendono conto che stanno rischiando il cancro, che No, rischiano assolutamente, di. ma poi secondo me c'è proprio un discorso invece personale che ti faccio da sportivo, no? Io non sono uno sportivo di alto livello, in niente, però tutte le cose che ho fatto nel mio piccolo sono stati dei miei traguardi, no? Cioè la Certo. prima volta che ho fatto 80 km in bicicletta, che avevo un mal di gambe, un mal al culo e ci ho messo, ma davvero, 6 o 5 ore, però ero con te, cioè. È stata una cosa che ho Sì, fatto io. Sono soddisfatto. soddisfatto di quello che ho fatto io. La prima volta che ho fatto una salita senza mai mettere giù i piedi, no? Ho fatto una salita dietro casa mia in montagna, una salita facile, però per me era difficile. Cioè, è stata una soddisfazione mia. È quello il discorso. Sì, Cioè, io capisco che poi se tu mi dici ti basta una pillolina e magicamente riesci a fare delle cose impensabili. Io capisco che sia bello come concetto. Anzi, che sia intrigante, però toglie tutto il bello dello sport, cioè che andare oltre i tuoi limiti, sacrificio, fatica. Poi è chiaro che se gareggi è diverso rispetto a che se non gareggi. Però gareggiare così va proprio contro tutto quello che è sportivo. Sì, il fatto è che, non lo so, specialmente nel ciclismo, ma come il Mister Olimpia, quelle robe lì, mi sembra che tutti sappiano tutto e tutti fanno finta di non Sì, sapere. ma Infatti ti. c'è il fenomeno di quelli che a un certo punto dicono, sì ragazzi, ma è ovvio che tutti lo fa, cioè Sì, uno che sì, sì. magari Ma esce dalla ti ripeto, ma io scena competitiva. tra i professionisti me lo aspetto a. Cioè, non io di dire che Mister Olimpia è scemo perché si dopa. Non, secondo me fa anche bene, prende i suoi soldi, la sua carriera, poi ne pagherà le conseguenze come io pagherò le conseguenze di un'altra cosa. Io quello che non capisco è il palestrato nella palestra qua di fronte o il ciclista che fa la gara, fa, non so, la Gran Fondo. Con 1.000 persone per arrivare al posto che 200esimo, 140esimo si dopa e rischia di prendersi un tumore. Cioè, io questo che non riesco a capire. Sì. Però tanta Comunque, se gente vi lo fa. interessa l'argomento, guardatevi il documentario su Si chiama Netflix, si chiama Icarus. Icarus,
Molto, molto bello. No, molto figo perché poi lì c'è stato tutto lo scandalo del doping di Stato della Russia per vincere più medaglie possibili alle Olimpiadi, ma lì ha un senso, cioè lì capisco perché vincere tante medaglie alle Olimpiadi per un paese è da comunque prestigio. Per quanto sia sbagliato, io non lo sto giustificando, Sì, a questo però punto accettiamo tutto, cioè nel no, senso. però alle Olimpiadi capisco perché uno si dopa, perché dice cazzo. Se vinco la medaglia d'oro alle Olimpiadi mi cambia la vita. Se vinco la Siziano Pieve Emanuele Cup, cioè cosa vinco? Cioè vinco il prosciutto che mi dà mia madre quando torno a casa. Cioè è questo il discorso. Allora, tu mettiti nei panni di uno che va alle Olimpiadi. Quindi una manifestazione che c'è una volta ogni 4 anni, dove hai lavorato tutta la vita per arrivarci, dove magari non sei neanche tra i più forti, però sai che se magari non di uno sport principale, ma di uno sport minore, sai che se lo vinci comunque ti cambia la vita perché soldi, prestigio, sponsor, cioè comunque magari ti metti a livello anche finanziario al sicuro per 3-4 anni. Cioè capisci che se ti dico guarda ti pigli sta pillolina non rischi niente, cioè lo fai, ma ti No, posso ripeto, capire lo per la fai. questione psicologica, non al fine dello sport, anche perché, cioè, se decidi di fare uno sport a questi livelli, lo sai prima. Però poi c'è sempre il discorso, magari gli altri lo stanno facendo, io sono l'unico che non lo fa, magari poi se non lo... cioè... Ci sono tante dinamiche sui professionisti in ballo, che questo, ripeto, non li giustifica, però quantomeno non mi sento neanche quando vengono beccati che dico sì, ero dopato, va bene. Non, cioè, di far quello che si mette a commentare, no, su Facebook o su Twitter, a coglione, dopato, non me la sento, perché comunque nei suoi panni, non dico sicuramente, però è possibile che lo potessi fare anch'io, anzi che l'avrei fatto anch'io. Io, ti ripeto, sono sconvolto e li vediamo, perché io poi sono il primo che quando andavo, adesso è un po' che non vado in bicicletta, ma quando andavo in bicicletta che vedevo della gente aveva 60 anni che tirava come dei treni che sembravano due binari, cioè lì è evidente che poi si vantano, perché poi se ti fermi al bar dei ciclisti che sono i primi a dire no, ho fatto la gara lì, ma cosa stai dicendo? Cioè fa ridere, capito? Però è un problema, è un problema. Poi No, non sì, abbiamo appunto parlato bisogna di comunque. doping tecnologico, cioè di quelli che si mettono nella bicicletta il motorino, di quelli che si Ah, beh, mettono... quello è Quello è geniale. Ma geniale. quello lì che era caduto e la bici Quello si è rotta, sì. continuava a girare. Sì, sono vari. Io non capisco in che senso abbia, sinceramente. Perché, ma Cioè, allora, no, tu non come. capisci, Va bene i Andre? soldi, va bene tutto, No, tu, però voglio allora, dire. secondo me, tu non sei una persona particolarmente competitiva in generale. Tu devi pensare che c'è gente che... No, ma appunto se lo fossi ancora di più non capirei. Cioè. Perché vuoi vincere. Tu dici, ma non hai vinto ad armi pari, fa niente, però ho vinto. C'è gente per cui l'importante è vincere. A qualsiasi costo, in qualsiasi modo, con qualsiasi mezzo. E quindi il doping alla fine non è che... Ti ripeto, perché poi il doping non è che prendo io e mi dopo e corro la maratona in 2 ore e mezza o faccio 200 km a 40 di media, assolutamente. Comunque ti devi allenare. Quindi alla fine nella tua testa, nella testa del dopato, dice, no, ma io sì. Mi dopo, però vinco perché comunque sono forte. Invece non è proprio così, Non però so invece nel calcio quanto si è sviluppato non lo questo so, io sistema. guardavo prima i dati, ho visto poi che il rapporto cioè era tantissimi dopati, ma perché c'erano tantissimi controlli. Però non saprei neanche in realtà, forse per riprendersi prima dagli infortuni, per aumentare la resistenza. Non lo so, non saprei bene in cosa per cosa si dopano nel calcio, anche perché poi in realtà ci sono stati dei casi, ma non mi ricordo di cose particolarmente famose, mentre nel bodybuilding, nel ciclismo o i runner, anche ecco, per parlare di uno sport nuovo che sta avendo un sacco di successo e su cui faremo una puntata, mi è venuto in mente il flash, la Padel? UFC, eh? Padel? No, padel non si dopa nessuno, anche che padel c'ha la panza, il professionista padel numero 8 del mondo c'ha la panza, figurati, no, della UFC, l'MMA, che tanti per esempio si dopano per perdere peso, per fare il taglio di peso, che devono perdere 6-7 kg in una notte, quindi si dopano come dei cammelli, o perché chiaramente per riprendersi dagli infortuni, perché se ne prendono un vagone, quindi sono tutti rotti, e lì il fenomeno del doping è abbastanza, o per ingrossarsi, per allenarsi, lì il fenomeno del doping è abbastanza, come si dice? Serio, Diffuso. anche se lo stanno affrontando, almeno la UFC, che è l'organizzazione più importante di MMA, lo sta affrontando molto seriamente, nel senso Sì, non che... capisco in realtà se chi deve fare i controlli, nel senso,
complice in questo, Ma secondo me non è questione di essere complice, questione, cioè, questa situazione, nel senso siccome. che sanno benissimo tutti che sono dopati e No, quindi ma. risulta negativi, però. No, secondo me il discorso è che molte volte sono indietro perché magari, come dicevamo prima, si stanno facendo di sostanze che non sono ancora vietate o che non conoscono. E quindi semplicemente tu controlli uno che effettivamente è dopato perché sta prendendo una sostanza che sarà illegale, però in quel momento non risulta. Cioè, secondo me sono sempre un po' indietro rispetto al doping, che chiaramente va, progredisce. Beh, in realtà, da quel che si vede anche nel documentario, alla fine sono tutte tecniche per riuscire a sgamare la situazione, perché in verità di molecole nuove non è che ce ne siano tantissime, nel senso che ormai l'ingegneria chimica si è sviluppata, quindi le varie combinazioni più o No, meno però ci sono. leggevo su che non è tanto, sì, scusami, mi sono espresso male, non è tanto un doping nuovo a livello di, cioè una nuova sostanza, ma su come il corpo del singolo atleta lo assorbe e quindi come risulta positivo o negativo, no? Perché poi magari un giorno sono positivo, il giorno dopo sono negativo, no? O Certo. che positivo, non che non ho più, ne ho traccia, magari ho, non so, il limite è 50, ne ho 49. Quindi come, cioè ormai testano, mentre prima davano EPO a tutti a caso, adesso te testano come ogni singolo atleta reagisce a quella sostanza e quindi monitorano quella cosa, perché poi in realtà sotto certe dosi è legale. Quindi io te ne do. Sì. Per tenerlo legale, no? Poi se il tuo corpo lo assorbe molto bene, magari te ne posso dare anche di più. Ci sono tutte una serie di menate. Poi dal Ma punto invece di una roba che non capisco assolutamente è come la gente poi, quelli che fanno, diciamo, coming out, che dicono sì, ragazzi, è chiaro che ero dopato, vengano massacrati in questa maniera, cioè nel senso, ma sia dalla comunità, diciamo, di colleghi che ovviamente sono costretti, diciamo, a isolarlo per non ricadere anche loro all'interno di questa visibilità negativa, ma anche dagli spettatori, che voglio dire, se un ciclista che ti vince, cazzo, non so, con un'ora di distacco il Tour de France da secondo, cioè non te l'aspetti che forse è dopato, non Sì, so, la gente poi cade dal pero e si accanisce. ma poi ti ripeto, secondo me un grande, come si può dire, malinterpretazione della cosa è che sembra che se io so che sono tutti dopati, non mi godo più lo sport. Invece no, nel senso che io non guardo cioè, il professionista dice, Per parliamo di me è un ciclismo. po' così, secondo me. Cioè, nel senso, io la vivo No. così. Perché non è quello, cioè, se tu conosci uno sport bene, no? Tu sai quali sono le difficoltà. Cioè, chi è un ciclista? Chi conosce il Tour de France perché l'ha visto, gli piace, magari si è letto qualcosa, lo segue. Sa benissimo che Armstrong, se avessero tolto a tutti le sostanze, l'avrebbe vinto lo stesso. Perché Vabbè, ma allora. non ne puoi vincere sette di fila. Non ne puoi vincere, è vero che magari si è dopato un po' meglio, magari un anno l'ha aiutato di più, però per 7 Tour de France non è mai caduto, non ha mai avuto problemi meccanici particolari, è sempre stato sul pezzo anche psicologicamente, cioè ci sono tante dinamiche che lui ha controllato e che è riuscito a controllare con tutti i dopati, perché poi, cioè, erano tutti dopati, quindi te lo godi lo Sì, stesso. però voglio dire, lì ha vinto, sì, Il in più parte lui, in dopato. parte il medico migliore. In parte il medico migliore, sicuramente, in parte il più dopato, forse sì, ma il livello è quello, cioè se tutti si dopano, il livello rimane, cioè vince sempre quello che è più forte ad andare in bicicletta, o più forte a correre, più forte a fare quella cosa lì. Però allora a questo punto capisco che dice, vabbè, sdoganiamolo, e Certo, boh. ma infatti tanti lo Magari dicono, ma anche tanti dare delle dottori lo dicono, sostanze magari anche limitate con esattamente, in quantità. ma anche tanti dottori dicono esattamente questo, se lì. Se sdoganiamo, siamo poi riusciamo a curarli meglio perché sappiamo cosa hanno preso e sono più sotto controllo. Sì, però comunque stai. Cioè, ci sono delle sostanze che hanno delle controindicazioni forti, cioè importanti, che non Assolutamente. puoi dire sì, prendilo. Però, cioè l'esempio che stavo pensando un esempio, se tu guardi una gara di bodybuilding, no? Per dire. Per me sono concesso che tu non guardassi mai una gara di bodybuilding, però metti che Ma guardi. magari ma la guarderei anche se sapessi che non sono tutti Ok, dopati. guarda che non sono tutti Cioè. dopati e alzano 30 kg.
dici, minchia, ma cioè, se io ne alzo 20, cioè che cazzo ci vuole, no? O, non so, tu quanto alzi? 30, loro ne alzano 80. Dici, minchia, però 80 è tanto, non è folle. Se ne alzano 160, dici, minchia, 160 non alziamo mai. Capisci che per lo spettatore è diverso? Sì. Cioè, è un'altra roba. E giocano sì, anche su è quello. È diverso finché non ti rendi conto che è finto. Cioè, nel senso. Ma non è finto, Andre, non è finto. Perché non come si dice, non è finto, magari sul bodybuilding di più che nel ciclismo, secondo me. Perché nel ciclismo vanno lo stesso. Sì, però secondo me dal momento che sai che sono tutti dopati, ti viene il dubbio da dire, vabbè, sta vincendo più dopato. E perché la gente allora scoppia in salita se sono tutti dopati? Perché c'è quello che il giorno va in salita come un pazzo e... probabilmente c'è una componente... E il giorno dopo... E il giorno dopo... No, ma perché loro si dopano, ma diciamo anche che si dopano tutti prima, ma poi su quella cazzo di bicicletta con magari 4 gradi, su un passo alpino a 2800 metri, fa freddo, nevica, sei in bici che sei caduto, sei tutto sbracato, cioè il ciclismo è complicato come sport, può succedere di tutto... Poi devi sempre pedalare. Se mi guardo il ciclismo, mi guarderò una gara a breve. La devi sempre pedalare la bicicletta. Cioè, capito? Ci sono troppe componenti che vanno oltre il. Cioè, la gamba ce l'hanno tutti, capito? Poi c'è lo sforzo mentale di chi riesce ad andare oltre a una fatica terrificante, alle cadute, alla bici che si rompe, al freddo, al gelo. È quello poi il bello del ciclismo. Però sicuramente il doping è un problema. Va bene, quindi. Direi che possiamo andare a chiudere la puntata. Sì. E diteci voi cosa pensate. Ne pensate? Più per lo schieramento del è chiaro che si dopano tutti o siete più per il no ripuliamo? Anzi, non lo sapevo. Non lo sapevo. No, io ripeto, io sono dell'opinione che sì, il doping è molto diffuso, però non è uno scandalo folle, secondo me. Cioè, mi godo lo sport lo stesso. Sarebbe più bello se non ci fosse, però non mi rovina l'esperienza, ecco. Quindi... ricordatevi di commentare sui nostri social, quindi su Instagram, su Twitter, e in particolar modo iscrivetevi al canale Telegram. Sì. Lo trovate giù nella descrizione o sul nostro sito. Sì, è già abbastanza rintracciabile. È già in descrizione. E ricordatevi gli altri appuntamenti settimanali che sono mercoledì come fare podcast. La puntata numero ormai è tante. Quant'è che è? Sai che non lo so, ma tante sono una decina forse. E comunque c'è la puntata e sicuramente prima di lunedì prossimo ci saranno le puntate conclusive di Deep in Crimini, sempre live, vi faremo sapere sui nostri pezzo perché ci piace questa roba dei commenti. Esatto, state commentando tanto, siamo molto contenti e vi ringraziamo. Se vi piacciono le puntate magari date una condivisione sui nostri social. Sì, condivisione. Esatto, poi sempre un commento per me è la cosa più bella perché comunque ti fa capire cosa hai fatto bene, cosa hai fatto male, dove puoi migliorare, se domande, se perché magari non sei stato chiaro, quindi secondo me è sempre utile. Va bene, quindi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao!